Ci troviamo a Selva Lagli di Gaglioli, in provincia di Macerata, in casa di Andrea Giorgetti. Andrea, tu avevi un grande sogno, c'è di mezzo Papa Francesco, un sogno che hai realizzato. Sì, il sogno è stato realizzato espressamente ieri, mi è arrivata direttamente dallo Stato Vaticano per mezzo di Papa Francesco, una lettera di ringraziamento per il lavoro che abbiamo fatto insieme all'amico Massimiliano Caciornia del Dancing Il Faro di San Severino. Il lavoro consisteva nel creare un CD dove io potessi ringraziare il Papa per il miracolo che era riuscito a fare in me, ovvero io mi ero un po' discostato dalla fede a causa della malattia e di altri eventi. Poi invece con l'avvento al soglio pontificio di Papa Francesco in me è ritornata questa fede, è avvenuto come un miracolo e non avevo altro modo per poter ringraziare Papa Francesco di farlo direttamente. Quindi ho chiesto a Massimiliano di scrivere una canzone dove io ritorno a dire potessi ringraziare Papa Francesco. E a questo stupendo brano io ho anche abbinato un video con delle immagini di questo grande uomo. Padre Francesco, tu sei la speranza del mondo. La canzone e le immagini sono state recapitate circa un mese e mezzo fa a Papa Francesco e qui c'è la risposta datata 2 aprile ma che è giunta solo nella giornata di ieri a firma di Monsignor Paolo Borgia, assessore, quindi è uno dei vicinissimi a Papa Francesco e scrive: profondamente colpito da quanto appreso, il Santo Padre esprime un sentito ringraziamento per il gentile omaggio e assicura un fervido ricordo all'altare. Parole bellissime e poi la lettera prosegue. Che cosa hanno suscitato in te? In me hanno suscitato una forte emozione, devo dire la verità. Ieri quando ho visto recapitare questa busta con l'indirizzo del Vaticano ho tentennato un attimo, poi all'apertura mi sono veramente emozionato. Tutto questo in primis devo ringraziare il sindaco di Gaiole, l'avvocato Mauro Riccioni, che è riuscito a far recapitare direttamente al Santo Padre il nostro lavoro fatto. E insieme a questa lettera una speciale croce benedetta proprio da Papa Francesco. Sì, questo è un ricordo grandissimo che ancora suscita in me una fortissima emozione. Ogni volta lo prendo c'è qualcosa che nasce in me fortissimo. Ecco, siccome insomma la tua è un'immaginazione fervida, hai deciso di continuare, diciamo, su questa scia, anche se ovviamente con altri intenti, perché proprio ieri si può dire in anteprima cosa hai fatto? Sì, lo diciamo in anteprima. Con sempre l'amico Massimiliano Caciornia abbiamo fatto un altro video dedicato a Madre Teresa, e sempre con una bellissima canzone scritta da Massimiliano, da il maestro Mario Riccardi, e questo è un video, perlomeno chi l'ha visto dice che sia bellissimo. Ricordiamo anche che Uno di noi, il titolo della canzone con protagonista Papa Francesco, è stata scritta da Colavecchio e Caciornia, quindi eccolo qua, ci sarà anche uno speciale DVD. Sì, allora abbiamo deciso con l'amico Massimiliano di riprodurre questo CD e tutte le offerte che verranno date per l'acquisto di questo DVD verranno devolute in offerta all'Associazione Unitalsi, sottosezione di Camerino e San Severino, per aiutare queste persone. Ecco, siamo in chiusura. Andrea, la nostra emittente locale si vede nella Regione Marche. Magari ti senti anche di dire qualcosa a chi ci sta guardando e che magari sta attraversando un periodo difficile della propria vita. Quello che posso dire io è di non mollare mai, andare sempre avanti.
cercare sempre di trovare qualche appiglio per continuare nel proprio iter di vita. Io posso dire che ho tentato di trovarlo, ho cercato, l'ho trovato, ma tutto questo è anche dovuto alla mia speciale famiglia. Senza di loro tutto questo credo che non sarebbe stato possibile. Grazie, buona fortuna. Grazie mille, e buona giornata a voi, buona continuazione e buon lavoro.